che cos'è OpenSea e perché è così importante conoscere in maniera approfondita il più grande marketplace di NFT attualmente esistente. Te lo spiego in questo nuovo video della serie Not Financial Advice di Metaverso Facile. Benvenuto in questo nuovo video di Metaverso Facile, dove ti presenterò il sistema OpenSea, che sarebbe il più grande marketplace di NFT attualmente esistente. Stiamo parlando di un sistema che racchiude il 90% delle transazioni di NFT esistenti al momento sul mercato del web 3.0. I termini che non ti sono noti mentre parlerò li puoi trovare negli altri video spiegati in maniera più dettagliata, ad esempio che cos'è il web 3.0 o che cos'è un NFT. Quindi questo video è dedicato a chi ha già visto i precedenti video dedicati agli NFT e vuole incominciare a far la conoscenza del mondo affascinante degli NFT prima di incominciare ad investire. In effetti, quello che faremo oggi è vedere l'interfaccia di OpenSea senza utilizzare nessun tipo di wallet, perché ovviamente per acquistare e vendere NFT su OpenSea sarà necessario collegare OpenSea a un portafoglio elettronico, ma di questo non ci occuperemo in questo video. Allora, per prima cosa, nel nostro browser andiamo su Google e inseriamo semplicemente OpenSea, meglio se tutto attaccato, e troviamo subito il link alla piattaforma. Da un punto di vista strutturale non ha molto di diverso da eBay, che è un marketplace che conosciamo tutti. Quello che invece dobbiamo pensare di diverso è che su eBay vengono caricati dei prodotti che poi vengono venduti e quindi escono nel momento in cui sono venduti dalla piattaforma di vendita. In questo caso OpenSea gli NFT li mantiene nella propria piattaforma per tutto il tempo delle transazioni da uno all'altro. Esiste un momento quando gli NFT escono dalla piattaforma? Sì, attraverso dei procedimenti chiamati burn, ma è una cosa innanzitutto rara, e quando un'opera viene venduta e convertita in qualcosa di diverso, a quel punto lì l'NFT viene scartato, finisce in un bin, in un cestino virtuale. Ma questa è un'eccezione. Di norma, le operazioni più frequenti all'interno di OpenSea sono acquistare, rivendere NFT e inserire nuovi NFT. Per questo l'azienda che ha creato OpenSea ha pensato di presentare nel modo più chiaro possibile le due grandi possibilità che ti vengono date di interagire all'interno di questa piattaforma, ossia explore, cioè esplorare gli NFT che sono presenti all'interno, clicchiamo e poi torniamo subito indietro, ecco le collezioni, oppure l'opzione create, ossia inserire un nuovo NFT. Ovviamente questa opzione non ci interessa, perché noi adesso ci stiamo occupando dell'interfaccia per l'acquisto e la rivendita di NFT già esistenti. Allora, vediamo un attimino cosa ci presenta l'home page. Abbiamo questo Explore e Create che abbiamo già detto. Abbiamo di nuovo Explore e Create con altri tipi di sottofunzioni che vedremo più tardi. Abbiamo una parte dedicata alle statistiche, le risorse che sono i vari help center e altri tipi di risorse di informazioni. Per operare in OpenSea è necessario avere un profilo che va creato, non è difficile e non ne parleremo in occasione di questo video, ma successivamente. Qui c'è il famoso wallet, un portafoglio elettronico al quale dovremo connetterci, ne parleremo di questo in un prossimo video. Adesso ci interessa capire la logica all'interno di OpenSea. Nella home page viene presentato qualche collezione di particolare interesse, come vedete, quindi su
sulla base di vari tipi di algoritmi o anche di pubblicità a pagamento, vengono posizionati alcune collezioni che sono state appena presentate. Poi presenta le top collections, quelle di moda, cioè quelle che stanno salendo rapidamente. Poi qua ti spiega come fare per creare e vendere i tuoi NFT. Questa parte non ci interessa. In fondo trovate anche dei tutorial nel caso in cui vogliate approfondire quello che abbiamo detto in questo video. Entriamo nella pagina degli Explore e vediamo le sezioni nelle quali hanno deciso gli sviluppatori di OpenSea di suddividere. In maniera forse anche non del tutto chiara, poi spiegheremo perché. E collezioni. Come prima di tutto abbiamo due che sono, diciamo, dei semplici tag che raccolgono in maniera trasversale tutte le collezioni trending, quelle che stanno salendo rapidamente e quindi possono essere interessanti per chi vuole acquistare un'opera che probabilmente salirà di prezzo, ma non è detto che lo faccia. Top sono le collezioni dove si trovano i pezzi, diciamo, più preziosi. In questo momento abbiamo questo CryptoPunks, che molti di voi conoscono, Karafuru, Azuki e i soliti Bored Ape Yacht Club. Tutti, diciamo, tutte collezioni molto note. Poi ci dividiamo tra arte, oggetti da collezione, e va detto che spesso il confine tra collezioni d'arte e oggetti da collezione non è così chiaro, tant'è che a volte si trovano in entrambi i gruppi le stesse collezioni. Dei vari tipi di arte presente all'interno di OpenSea per gli NFT, ossia arte classica, arte generativa e arte derivativa, ne parleremo in un altro video. Per adesso ci basti sapere che non è inusuale trovare presenti in entrambe le sezioni le stesse opere. Poi abbiamo i nomi di dominio. Sì, anche i nomi di dominio possono essere trasformati in NFT. Non sono i nomi di dominio classici, ma sono quelli del blockchain di Ethereum prevalentemente. Quindi Ethereum Name Service, che è un tipo di dominio che non risiede presso i registrar nazionali, ma proprio sulla blockchain, e che è molto utile da utilizzare se si diventa dei grossi investitori NFT o criptovaluta. Poi abbiamo, ovviamente, non può mancare la musica e la fotografia. Nel caso della musica, quasi sempre sono opere che uniscono musica a video. La fotografia è forse la sezione più facile, sono fotografie. Lo sport è relativo a vari tipi di materiale legato allo sport, possono essere foto, possono essere dei momenti di azioni sportive, possono essere delle carte, delle creazioni, tante cose. Poi ci sono trading cards, anche qui le trading cards possono essere anche nella sezione sport, e utility virtual world non ci interessano perché non li affrontiamo in questo tutorial. A questo punto, fatta una presentazione generale, io direi di ritornare nella sezione top e andare a vedere con maggiore cura come si presenta l'interfaccia grafica quando si va a scegliere un concreto NFT. Scegliamo i CryptoPunks, una collezione di piccole immagini create in maniera casuale dal computer nel 2017, che erano stati inizialmente regalati da un'azienda chiamata Larva Labs e che hanno assunto un valore inestimabile nel corso degli anni, proprio perché sono il simbolo dell'inizio, una delle prime forme di non-fungible token NFT. Poi ci sono collezioni più recenti che però hanno un gran successo perché in generale sono progetti magari di personalità note all'interno del mondo degli NFT. Andiamo quindi ai CryptoPunks, ci clicchiamo sopra
ritroviamo un profilo ovviamente completo, verificato. Le collezioni non sono tutte verificate, non vuol dire che se acquistate un NFT da una collezione non verificata si tratti di fake, anche se, adesso vi faccio un esempio di una collezione non verificata ma reale, che è l'esempio di Silly Cows. È una collezione reale, viene venduta, però come vedete non è verificata. Ci vuole un certo volume di affari prima di poter accedere allo status di verificato. In alcuni casi possono essere verificati anche i collezionisti. Allora, all'interno di questa collezione noi abbiamo i vari CryptoPunks presentati individualmente e in questo momento noi possiamo vedere, ecco, ad esempio, dei riferimenti di prezzi. In alcuni casi, se il possessore non intende venderli, non compare nessun tipo di prezzo, ma possiamo prenderne uno con l'indicazione di prezzo. In questo caso ci indicano a quanto è stato venduto l'ultima volta e la valuta indicata sono gli ETH, gli Ethereum. Un Ethereum vale circa 2700 euro, quindi significa che questo CryptoPunk ha un valore, è stato venduto a un certo punto l'ultima volta più di 3000 euro, ma questo è stato venduto a 100 volte tanto. Sulla base di quale criterio? Ne parleremo successivamente. Adesso andiamo solo a concentrarci sull'interfaccia. Quali sono le indicazioni importanti? Allora, innanzitutto, il nome seriale, il numero seriale del CryptoPunk, perché attraverso questo numero è possibile risalire, come vedremo in un successivo video, alla rarità di questo CryptoPunk, perché in questa collezione non esistono due pezzi identici, ma alcuni pezzi per le loro caratteristiche sono più rari di altri. Vedremo poi perché. Sappiamo chi è il proprietario di questo CryptoPunk, possiamo cliccarci sopra. Nell'ambito di Ethereum, in generale della blockchain, è tutto trasparente da questo punto di vista, perché possiamo sapere che questa persona, che non ha un profilo con un nome ma sappiamo il suo numero seriale sulla rete e che ha creato questo profilo nel gennaio 2022, ma magari ha diversi profili, noi non lo sappiamo, è un investitore che ha parecchi NFT, alcuni anche di valore importante. In questo caso non so se possiamo parlare di whale, di balena, ma in ogni caso è un investitore importante. Del resto tutti i proprietari di CryptoPunk sono in genere dei grandi collezionisti, perché hanno comunque già solo il CryptoPunk, eccolo qua, l'abbiamo trovato all'interno della collezione, e vi sono vari pezzi di valore. Riclicchiamoci sopra e torniamo dove eravamo. Questo perché? Perché da un lato noi vediamo che cos'ha il proprietario nel portafoglio, ma dall'altro, cliccando sul CryptoPunk suo, torniamo alla collezione. Questo è un modo per essere certi che questo pezzo sia originale nel caso in cui si dovesse decidere di acquistarlo. A questo punto noi abbiamo la storia del prezzo di questo CryptoPunk, che in realtà è, diciamo, scarna, inesistente. Perché? Perché questo CryptoPunk evidentemente è stato acquisito inizialmente quando era gratuito e non è stato più rivenduto. Per avere conferma di questo possiamo, ecco, vedere cos'è successo. 2 anni fa è stato acquistato per
un Ethereum 45, dopodiché è stato trasferito senza pagamenti all'interno di diversi, diciamo, account che probabilmente appartengono alla stessa persona, se no non ci sarebbe ragione per la quale non è indicata la cifra. Vedremo che in altri casi invece viene proprio indicata la dinamica del prezzo. A questo punto gli altri campi importanti da seguire sono quelli relativi alle proprietà, perché qui si determina gli attributi del CryptoPunk, quanto sono rari. Poi invece abbiamo degli strumenti per determinare in maniera certa, statistica, quanto sia raro. Una descrizione della collezione, quindi questa non ha nessuna importanza perché la si trova anche nella pagina generale. I dettagli e il numero di contratto. Allora, questo è importante perché ci permette di verificare, per chi ha dimestichezza con la pagina di controllo di Etherscan, che sia un oggetto originale. Questo adesso non lo vediamo chiaramente, ma vengono in qualche modo rappresentate con meno sintesi le stesse informazioni che avete visto qua sotto. Le attività le abbiamo già viste di trasferimento, e poi ti propone altri pezzi da questa collezione. Adesso andiamo a vedere, per fare un po' di esercizio, un altro oggetto. OpenSea spesso è lento a caricare, e anche quando si faranno le transazioni più avanti, quando inizierete eventualmente ad acquistare e a vendere, e vedrete che ci sono spesso dei problemi, delle mancate approvazioni, e in generale ci sono dei momenti in cui il sistema non funziona nel modo corretto e soprattutto è lento, nonostante io in questo momento sia collegato con una connessione in fibra ottica e mi trovi in una grande città. Bene, abbiamo detto di andare a vedere un'altra collezione, magari una collezione d'arte. Delle collezioni d'arte sono veramente tante, ne cerco magari una in particolare, l'ho già trovata, si chiama Fidenza, by Tyler Hobbs. Questo è un artista famoso che crea arte digitale, ma non solo. Queste opere sono pure generate per mezzo di algoritmi computazionali, ma in ogni caso sono già più simili ad opere d'arte classiche. Ci sono anche opere d'arte classiche, ad esempio, torniamo un attimo indietro, perché era rappresentata proprio nella home page. Questo è un artista che in questo momento ha caricato sostanzialmente pochi pezzi che sono in questo momento in asta. L'offerta maggiore è di 0,5 Ethereum, V Ethereum, sarebbe sempre Ethereum, solo che sono utilizzati V Ethereum per le aste, perché vengono mantenuti fermi in uno spazio separato fino a quando uno non vince l'asta o ci rinuncia. A quel punto vengono restituiti e rimessi a disposizione. Bene, questa è un'opera chiaramente non creata in maniera automatica dal computer, tant'è che se vediamo la collezione dell'artista scopriamo che in sostanza solamente 17 pezzi al suo interno. Sono opere sicuramente create digitalmente, però non hanno delle caratteristiche tali da poterle considerare opere create per mezzo di algoritmi. C'è anche un altro modo per capirlo. Ed è quello di andare a cercare i dettagli e la collezione, e vediamo che manca quella parte dedicata alle proprietà, ossia non riusciamo col computer in maniera automatica a definire quanto questa opera è più rara di un'altra, perché il computer
computer è in grado solamente di determinare la rarità quando ci sono dei pezzi codificati che si ripetono continuamente in maniera, in forma di composizione sempre diversa. In questo caso noi torniamo indietro, andiamo a vedere una collezione, abbiamo detto, come la collezione Fidenza, che collezione storica d'arte NFT. Possiamo anche cercarla dalla finestra, questa, come vedete ce ne sono altre che non sono quelle originali, 999 pezzi. Lascio calcolare a voi quanto ha fatto circolare denaro finora questa collezione tra drop, cioè quando gli NFT sono stati caricati sulla piattaforma, e tutti gli scambi che ci sono stati, 42.800 Ethereum. Provate a moltiplicarli per 2007 e vedete di che cifre stiamo parlando. A questo punto noi abbiamo la stessa interfaccia che abbiamo visto, ma qui è più interessante perché ci permette di vedere la dinamica del prezzo, perché ci sono state varie acquisti e vendite fino ad arrivare al prezzo attuale, che è un buy now, cioè si potrebbe anche in questo momento acquistare a $188.235. Andiamo a vedere a questo punto la storia di questo e vediamo che in questo caso il null address significa la culla di ogni NFT. Quando viene creato, viene caricato da un null address, e anche quando viene distrutto, bruciato, burn, sparisce in un null address. Minted, vedete la culla, è intuitivo, è quando è nato l'NFT. Togliamo tutti i filtri. Vediamo ancora più informazioni, ma alcune sono magari inutili, ossia tutte le offerte. E risalendo a questo punto alla attività, vedete che sta caricando, in questo momento fa fatica a caricare la storia dell'NFT, che è ancora più lunga perché abbiamo visto prima che era di 8 mesi. Abbiamo anche tutte le offerte. A questo punto io direi che è meglio mantenere le vendite e i trasferimenti come era prima, altrimenti diventa complicato. Riducendo la storia potete farlo aggiungendo questi filtri. Si scopre allora che 8 mesi fa è stato fatto. Vedete che l'interfaccia salta, non è sempre molto regolare. Creato 8 mesi fa a 0,35, considerate sempre connesse il minted col primo sale, non è una vendita vera e propria, è l'acquisto al momento del minting, dell'emissione, del drop. Dopodiché è stato trasferito da questo proprietario a CryptoDubs, c'è stato uno scambio interno probabilmente tra portafogli. CryptoDubs è stato venduto a 45 Ethereum. Pensate quanto è stato guadagnato a questo utente. Anche qui va sempre in coppia sale and transfer, perché ogni vendita deve avere anche il trasferimento. Quando ci sono i trasferimenti da soli vuol dire che è stato trasferito all'interno di un portafoglio. A questo punto vediamo chi è questo fortunato personaggio, fortunato possessore di questo. E ecco che ritroviamo, come vi ho detto, l'opera. Intanto possiamo spiare un po', vedere che ha delle opere di grande rilevanza come valore. Ci sono tutti i filtri che ci permettono di metterli nell'ordine che vogliamo, ad esempio prezzo dal più alto al più basso, quelli inseriti di recente, creati di recente, venduti di recente, ricevuti di recente, le aste che vanno a terminare presto, prezzo dal basso all'alto, dall'alto al basso, il prezzo di vendita maggiore, il più visto, il più
inserito nella cartella dei preferiti, e i più vecchi, quelli risalenti a un periodo. Allora mettiamo price high to low, che era probabilmente l'ordine che già c'era, e vediamo in effetti che il pezzo più prezioso che ha è questo Fidenza. E poi si va su Mutant Ape, che pure hanno dei prezzi assolutamente notevoli. Bene, all'interno di questi portafogli, questo è già un suggerimento che posso dare perché è molto semplice, noi andiamo a studiare e dare un'occhiata, a capire queste balene, come sono chiamate, che cosa hanno dentro. E certamente ci sono delle opere non costose, ad esempio questi Evaverse Overboard hanno un'offerta d'asta di 0,1, che è una cifra pari a 300 euro circa, quindi non è molto cara. In altri casi non vengono inseriti i prezzi, però può essere utile, ad esempio, se sempre se ci piace una collezione, perché è inutile comprare arte che non ci interessa. Possiamo andare a vedere, ad esempio, mi incuriosisce sapere questa collezione, che cos'è? È questo Yakuza Cat Society. Noi andiamo a cliccare sulla collezione e nella collezione subito andiamo ad analizzare il nome della collezione, da chi è stata creata, i link di Twitter, a volte ci sono anche link a siti web, anzi dovrebbero sempre esserci link al sito web del progetto, difatti qui c'è, clicchiamo e si carica il progetto così siamo sicuri che si tratti di un progetto reale. Abbiamo 8.900 pezzi, 2.900 proprietari, perché evidentemente molti hanno comprato più di un pezzo. Il pezzo base è 0,085, non è molto caro. In questo caso potrebbe darsi che questa balena abbia identificato come interessante questa collezione sulla base della sua esperienza. In questo caso quindi si può anche pensare di investire una piccola cifra, perché comunque facendo il buy now andiamo a vedere direttamente chi è disposto a vendere subito. Abbiamo la valuta in questo momento, vabbè, lasciamo i dollari, ci risulta più semplice. Se vogliamo dare un prezzo massimo, e vedete che si parte da 0,085, cliccando su vediamo che 0,085, se lo dice in automatico, è pari a 266,89 dollari, non è molto caro. Tuttavia possiamo anche sapere di questa collezione se c'è qualcosa di già piuttosto quotato, e a parte questo che è chiaramente un errore, vediamo che ci sono dei gatti che hanno dei valori molto elevati, sempre sulla base di quel concetto di rarità che vi ho spiegato prima. Quindi, per riassumere, abbiamo visto l'interfaccia con l'home page, abbiamo visto, cliccando il tasto Explore, come si può entrare all'interno di una collezione. Quindi entriamo in qualsiasi collezione, di nuovo, che è esattamente uguale come abbiamo visto prima. Abbiamo il nome della collezione, abbiamo il numero di pezzi, i proprietari, il prezzo base, prezzo più basso al quale si possono acquistare uno di questi oggetti, e il volume trattato. Questa è l'interfaccia relativa alla pagina della collezione in sé. Quando poi andiamo a cliccare su un concreto NFT, vediamo che abbiamo una pagina diversa che quella che abbiamo descritto poco fa. Quindi, da un certo punto di vista, impariamo a prendere dimestichezza con la pagina relativa all'NFT, ma anche a quella
relativa alla collezione. È tutto abbastanza comprensibile e semplice, perché sono le normali procedure che si osservano in tutti i siti di acquisto e vendita online, con la differenza che qui contano le oscillazioni di prezzo, ma per il resto abbiamo tutti i vari filtri. Compra ora, asta, nuovi o chi ha già avuto delle offerte. Dopodiché tutti questi altri filtri servono per trovare degli elementi di rarità all'interno della collezione. Bene, con questo concludo questo primo video dedicato a OpenSea, che spero ti sia piaciuto. Invito a mettere un like al nostro video, iscriverti al nostro canale. I prossimi video saranno più approfonditi e dedicati a raggiungere come obiettivo la creazione di un proprio account, di un profilo, di un portafoglio, wallet elettronico, quindi poter iniziare a entrare nel mondo degli investimenti in NFT. A risentirci, ciao!